Ciao a tutti, Andrea Marchetti di MarchettiDesign.net. Oggi parliamo di Atom. Per scaricare Atom andiamo all'indirizzo atom.io e clicchiamo sul pulsante Download. In questo caso io l'ho scaricato per Mac, ma l'editore è disponibile sia per Linux che per Windows, quindi è multipiattaforma. È assolutamente free e questa è una cosa molto molto positiva per la qualità, diciamo, dell'editor, e è totalmente customizzabile e hackable, come dicono qua nel copy della home page. Per aprire un file è sufficiente trascinarlo sull'icona di Atom. Vediamo che io ho trascinato solo index.html, ma l'editor ci apre tutta la cartella del progetto. Questa è una cosa semplice ma molto utile. Altra cosa utile è che possiamo aprire le cartelle con un solo clic e aprire un file con un solo clic. L'interfaccia è molto simile a quella di Sublime e Atom praticamente evolve quello che era l'editor Sublime Text, mantenendo le funzionalità base di Sublime e aggiungendone di nuove. Dal punto di vista dell'interfaccia grafica, Atom riprende Sublime Text, possiamo aprire un file con Melapi. Possiamo utilizzare, cosa molto utile, i cursori multipli tenendo premuto sempre il tasto Mela, quindi posso mettere un cursore qui, un cursore qui, un cursore qui, cancellare, aggiungere testo. Questa è una delle cose molto utili di Sublime che è stata tenuta in Atom. Posso switchare tra tab facendo Mela e usando i numeri, Mela 1 tab 1, Mela 2 tab 2. E così per tutte le tab. Quindi in generale molti dei comandi di Sublime funzionano in Atom. Atom però, a differenza di Sublime, ha un'impostazione che è più visuale, quindi non come in Sublime per personalizzare le preferenze dovevamo editare un file testuale. Qui possiamo andare nelle preferenze e abbiamo una struttura visuale che ci permette di impostare tutte le varie nostre preferenze. Una delle cose che rendono Atom veramente molto figo è la possibilità di installare pacchetti aggiuntivi. Andando in preferenze, andiamo a vedere i pacchetti installati cliccando su Packages. Io attualmente ho installato Emmet, che è un tool per l'autocompletamento di codice HTML, e Remote FTP per caricare file online. Per installare un nuovo pacchetto, bisogna cliccare su Install e qui possiamo andare a cercare i nostri pacchetti. Per esempio, io voglio installare la minimap che è tipica di Sublime. Cerchiamo minimap ed è possibile vedere anche i download dei pacchetti. Vediamo che qui abbiamo la minimap che ha fatto 1.259.000 download. Clicchiamo su Install e vediamo che il pacchetto è stato installato. Ora, se andiamo a vedere la index, vediamo che qua sulla destra abbiamo la minimap e possiamo scrollare e visualizzare il nostro file con la classica minimap di Sublime. Sempre nelle preferenze possiamo andare a cambiare i temi di Atom. È molto utile il fatto che possiamo customizzare anche l'interfaccia, quindi posso cambiare anche il tema di tutta l'interfaccia. E se andiamo a installare i temi e a cercare qui, tramite install andiamo a cercare per esempio Material UI, che è un tema molto molto bello di Atom. Eccolo qua, 240.000 download, è questo qua. Questo tema è molto figo dal punto di vista grafico, però secondo me è un po' poco usabile. Andiamo in Teams e Atom Material. Eccolo qua. Bello da vedere, ma non tanto usabile. Andiamo sempre in preferenze e reinstalliamo, risettiamo il nostro tema normale. Altro tema interessante è il Monokai, classico di Sublime. Installiamo, poi andando in Teams possiamo selezionarlo. Atom Monokai. Questo lo trovo più
più leggibile. Atom è totalmente costruito con HTML, CSS e JavaScript. Questo lo rende molto personalizzabile, quel hackable che c'era scritto in home page. Per personalizzare l'interfaccia utente, per esempio, dell'editor, dobbiamo ispezionare il codice proprio dell'editor. Per farlo basta andare in View, Developer Tools. Ci si apre l'ispezione elemento, quello proprio classico di Chrome, però ispezioniamo l'editor. Quindi, per esempio, io voglio ingrandire queste tab perché sono un po' piccoline, le voglio più grandi. Ispezionando vediamo che la tab ha la classe tab sortable. Se andiamo qua sotto vediamo il selettore CSS con le proprietà della nostra tab. Posso copiare questo codice CSS e posso andarlo ad applicare al mio editor. Per farlo o si costruisce un tema nuovo da zero, però nel nostro caso per una piccola modifica così non ha molto senso. Se andiamo qui possiamo aprire lo stylesheet, Open Your Stylesheet, e questo qua praticamente è un foglio di stile di Atom che possiamo andare a modificare. Io qui avevo già preparato il codice per ingrandire le tab, l'avevo commentato per farvi vedere come funziona. Adesso quindi, scommentandolo e salvando, vediamo che le nostre tab sono più grandi. Questo è un esempio di come può essere personalizzato l'editor, e non ci sono praticamente limiti a questa cosa. Si possono creare pacchetti, si possono creare temi, e questo dà veramente del valore aggiunto all'editor. Questo è tutto per quanto riguarda la nostra panoramica su Atom. Se avete domande o se volete saperne di più, scrivetemi sul blog. Ciao!